Buongiorno cercatori d'oro. Il mio nome è Matteo Berto e il mio lavoro è quello di cercare e trovare l'oro in Italia, questo sia lungo i fiumi, questo sia in montagna. E in molti altri video qui su YouTube, attraverso il mio canale, piuttosto che portando nella mia passione, nel mio lavoro, tanti altri influencer mediatici, vado a enfatizzare quanto sia bello cercare e trovare l'oro in Italia, mostrando effettivamente che questa risorsa è presente, è abbondante e potrebbe anche diventare in futuro un settore importante per quanto riguarda il lavoro. Ci troviamo all'interno del mio laboratorio in questo angolo dedicato al taglio e assaggio di ciottoli di giada piemontese. Non sapeste che cos'è? Vi lascio qua sopra un video di taglio in cui vi racconto tutto a proposito di questa fantastica risorsa proprio qui in Piemonte. Ma bando alle ciance, iniziamo subito a usare questo strumento. Interrompo un attimo per quanto riguarda la lavorazione dei sedimenti auriferi per ricordarvi che sono anche una guida e di conseguenza, se voleste anche voi venire a provare con me a cercare il polizio d'oro lungo i greti dei fiumi italiani, non dovete fare altro che scrivermi alla mail qua sotto che vi lascio in descrizione al video, piuttosto che qua sotto che passa in questo momento in anteprima. Scrivetemi e cerchiamo di approfondire assieme quando, il dove e soprattutto troverete le vostre prime pezze d'oro da collezionare e da aggiungere in una boccetta e da far ammirare ai vostri amici, parenti e conoscenti. Quando parliamo di febbre dell'oro, parliamo di un'emozione veramente molto intensa, una sensazione. Cioè quando vi trovate al fiume, trovate le vostre prime palizze d'oro dopo tantissimo lavoro nel trovare il posto giusto, nel cercare di comprendere quali sedimenti possono essere quelli più auriferi, e arrivate dopo tanto lavoro a ottenere finalmente il vostro piccolo gruzzolo d'oro all'interno della vostra boccetta, piuttosto che in altri strumenti. Fidatevi che lì vi salirà la cosiddetta febbre dell'oro, la quale è sempre uguale in tutte le corse all'oro in giro per il mondo, chiamate anche in inglese Gold Rush. Vi sono anche delle serie su Discovery Channel, su D-Max, che proprio vanno a trattare questo argomento della febbre dell'oro, piuttosto che come all'estero escavano i sedimenti alluvionali alla ricerca delle pagliuzze d'oro e talvolta trovano anche qualche pepita. Non sono sicuro che sia il caso di oggi in cui troveremo qualche pepita all'interno di questi sedimenti alle mie spalle, ma chissà, in ogni caso si tratta di concentrati di uno strumento chiamato canale. Uno strumento che vado ad utilizzare all'interno delle mie escursioni con i miei clienti, con i miei studenti nell'arco della giornata per produrre una grande quantità di sedimenti pesanti al cui interno ci potrebbe essere veramente molto oro. Se è il caso però che di solito a seguito di molte escursioni che si chiamano nel mio lavoro prospezioni si potrebbe andare a accumulare una quantità molto importante di sedimento, molto denso, molto pesante. Quando parlo di sedimento denso, non parlo nient'altro di un sedimento composto da diversi granuli, la cui densità è molto elevata. Infatti dovete sapere che all'interno dei sedimenti dei greti ci sono minerali di diverso genere, di diversa struttura, morfologia, piuttosto che composizione chimica. Di conseguenza anche la loro densità varia notevolmente. Ma soprattutto dovete immaginare i fiumi come dei grandi concentratori. Ogni piena smuove tantissimo sedimento e i minerali più fragili, meno densi, vanno sostanzialmente a pezzi. Vengono erosi, smantellati, alle volte addirittura alterati chimicamente.
Quindi lungo i fiumi italiani e soprattutto lungo i loro greti, tra i ciottoli è possibile ancora oggi trovare le pagliuzze d'oro. Perché? In quanto l'oro è un metallo malleabile e soprattutto difficilmente alterabile da sostanze chimiche. Di conseguenza all'interno di un contesto di piena alluvionale dovete immaginare i ciottoli che si muovono tra loro, cozzano, e infatti quando andaste lungo i greti notate, mi raccomando, il fatto che i ciottoli sono molto arrotondati, tanto più ci allontaniamo dai monti, dalle loro aree di origine. È lì proprio il fatto che dovete immaginare come questi ciottoli, man mano che procedono da monte verso valle, via via vanno a diminuire in dimensione. L'oro però si conserva, e addirittura pensate che è uno dei minerali più densi all'interno dei sedimenti lungo il Greto. A quel punto, in pianura, lungo la pianura padana, piuttosto che a valle dei Appennini, è proprio lì che potreste trovare le pagliuzze d'oro che troviamo oggi all'interno di questo episodio, diffuse nei sedimenti. Al primo che riuscirà a trovarle potrà raccoglierle, concentrarle e chi lo sa, magari nell'arco della propria vita, addirittura produrre un gioiello personale, piuttosto che un lingotto. Vedremo. Adesso torniamo a lavare altro sedimento. Molti miei fan più accrediti mi hanno chiesto dove acquistare questo macchinario e vi dico la verità, non è assolutamente facile trovarlo in commercio. Vi possono essere delle mere riproduzioni, delle copie più o meno originali, ma sapete che io questo macchinario l'ho acquistato in Stati Uniti d'America e di conseguenza ho dovuto anche pagarci un pochino di dogana, ma soprattutto all'epoca l'avevo acquistato su Amazon e quindi dal punto di vista logistico veramente facile, diciamo. Ma soprattutto questo macchinario mi permette in poco tempo, con soprattutto zero energie, di andare a suddividere i sedimenti, quelli più densi, dalle pagliuzze d'oro per ricavare effettivamente il mio piccolo bottino. Un punto molto importante che vorrei andare ancora a trattare all'interno di questo episodio è proprio che cosa si potrebbe andare a fare con l'oro raccolto. Ovviamente la prima cosa che potreste fare è collezionarlo, quindi porlo all'interno di una botticina di vetro con un po' di acqua distillata e farlo vedere ai vostri amici, ai vostri conoscenti e parenti, e quindi nell'arco delle vostre escursioni potreste lungo ogni rio, ogni fiumeorifero andare a collezionare qualche pagliuzza e aggiungere alla vostra collezione e avere quindi un sacco di provette con dentro l'oro italiano. In ogni caso non è questo veramente il mio obiettivo, faccio anche un po' di collezione, logicamente dentro il mio lavoro le ditte committenti, di solito quelle sono australiane, vengono a chiedermi dove vi è più oro, mi mandano sul campo e io devo redigere anche dei documenti piuttosto che una vera e propria relazione geologica. Infatti ricordate sempre che i miei studi sono proprio in quell'ambito, nell'ambito geologico, ma soprattutto di esplorazione mineraria. Tornando però al discorso, nel mio caso specifico, l'oro che vado a trovare all'interno delle mie prospezioni, anche private, vado a concentrarlo per farne una vera e propria collezione, per poi fonderlo e farne dei veri e propri lingotti, nell'ottica di fare dei gioielli. In buona sostanza, voglio dimostrare come questo materiale si possa veramente utilizzare all'interno di un contesto di gioiello a chilometro zero made in Italy. Foste interessati a questo argomento? Vi rimando alla mia mail qua sotto che trovate in descrizione, possiamo sentirci lì in caso in cui voleste approfondire ulteriormente. Ragazzi, ci vediamo in escursione e ci vediamo soprattutto nel prossimo episodio. Ciao!